Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Se non ci volessimo impicciare di quello che dicono o di quello che fanno gli altri e di cose che non ci riguardano, potremmo avere una grande pace interiore. Infatti, com'è possibile che uno mantenga a lungo l'animo tranquillo se si intromette nelle faccende altrui, se va a cercare all'esterno i suoi motivi di interesse, se raramente e superficialmente si raccoglie in se stesso? Beati semplici, giacché avranno grande pace. Perché mai alcuni santi furono così perfetti e pieni di spirito contemplativo? Perché si sforzarono di spegnere completamente in sé ogni desiderio terreno, cosicché, liberati e staccati da se stessi, potessero stare totalmente uniti a Dio, con tutto il cuore. Invece noi siamo troppo presi dai nostri sfrenati desideri e troppo preoccupati delle cose di quaggiù. Di rado usciamo a vincere un nostro difetto, anche uno soltanto, e non siamo ardenti nel tendere al nostro continuo miglioramento. E così restiamo inerti e tiepidi. Invece, se fossimo totalmente morti a noi stessi e avessimo una perfetta semplicità interiore, potremmo perfino avere conoscenza delle cose di Dio e fare esperienza, in qualche misura, della contemplazione celeste. Il vero e più grande ostacolo consiste in ciò che non siamo liberi dalle passioni e dalle brame e che non ci sforziamo di entrare nella via della perfezione, che fu la via dei santi. Anzi, appena incontriamo una difficoltà, anche di poco conto, ci lasciamo troppo presto abbattere e ci volgiamo a consolazioni terrene. Se facessimo di tutto, da uomini forti, per non abbandonare la battaglia, tosto vedremmo venire a noi dal cielo l'aiuto del Signore, il quale prontamente sostiene coloro che combattono fiduciosi nella sua grazia. Anzi, ci procura occasioni di lotta proprio perché ne usciamo vittoriosi. Che se facciamo consistere il progresso spirituale soltanto in certe pratiche esteriori, la nostra religione sarà morta. Via, mettiamo la scure alla radice, così che liberati dalle passioni raggiungiamo la pace dello spirito. Se ci strappassimo via un solo vizio all'anno, diventeremmo presto perfetti. Invece spesso ci accorgiamo del contrario. Troviamo cioè che quando abbiamo indirizzata la nostra vita a Dio, eravamo più buoni e più puri di ora, dopo molti anni di vita religiosa. Il fervore e l'avanzamento spirituale dovrebbe crescere di giorno in giorno. Invece già sembra gran cosa se uno riesce a tener viva una particella del fervore iniziale. Se facessimo un poco di violenza a noi stessi sul principio, potremmo poi fare ogni cosa facilmente e gioiosamente. Certo, è difficile lasciare ciò a cui si è abituati. Ancor più difficile è camminare in senso contrario al proprio desiderio. Ma se non riesci a vincere nelle cose piccole e da poco, come supererai quelle più gravi? Resisti fin dall'inizio alla tua inclinazione, distaccati dall'abitudine affinché questa non ti porti, a poco, in una situazione più ardua. Se tu comprendessi quanta pace daresti a te stesso e quanta gioia procureresti agli altri. E, vivendo una vita dedita al bene, sono certo che saresti più sollecito nel tendere al tuo profitto spirituale.